Di fronte a questi dati, a questo più 22% che abbiamo analizzato, che cosa fa il MIUR? Quali sono le strategie che il Ministero mette in campo? Dunque, il Ministero agisce su tre assi fondamentalmente: uno è quello normativo, uno è quello dell'organizzazione territoriale e uno è quello della formazione. Quindi l'iter oramai si è concluso dal punto di vista normativo e è stato fatto e faremo ancora di più sulla formazione. La buona scuola prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro sulla formazione e viene introdotto il principio della formazione obbligatoria in servizio. Questo è fondamentale. Come dicevo nel mio intervento, quanto più si conosce il problema, tanto meglio si riesce a intervenire. E quindi, scusa, ma non riusciamo a chiudere? No. Quali sono le strategie che... Quali sono le strategie che il Ministero mette in atto davanti appunto a questi dati, a sostegno insomma degli alunni con DSA? Tre assi fondamentali, quello normativo, quello dell'organizzazione territoriale e quello della formazione. Dal punto di vista normativo si è concluso, quindi c'è un pacchetto di norme sui DSA che vanno dall'accordo sulla certificazione fino all'individuazione precoce. E l'organizzazione territoriale, sono istituiti CTS, centri territoriali di supporto, quindi 106 centri dove ci sono insegnanti specializzati ed esperti su queste tematiche, e il nodo fondamentale è quello della formazione. Quindi la legge 107, la buona scuola, introduce il principio della formazione obbligatoria in servizio e vengono stanziati 40 milioni di euro, quindi è un intento che ha risorse forti per poter mettere le gambe. Ora, quello che è importante è proprio questo, che noi cerchiamo quanto più di demedicalizzare l'approccio con questi problemi. E questo deve essere chiaro a noi, ma deve essere chiaro anche ai clinici e agli esperti che si confrontano con la scuola. Dicevo che un fatto clinico, quando entro a scuola, diventa una questione educativa. Allora, ho definito come scienziato pratico l'insegnante, che è il punto di contatto con la classe. Allora, gli esperti clinici, psicologi, neuropsichiatri dovrebbero proprio far questo, cioè sostenere il lavoro dell'insegnante fornendo elementi di conoscenza, però spostandosi un po' più verso la didattica, cercando di capire quale poi deve essere la determinazione, l'azione dell'insegnante. E affinché questa sia resa efficace occorre proprio una conoscenza di questo mondo. Noi abbiamo visto durante la mattina, sono intervenute delle psicologiche e delle neuropsichiatre del centro che in sostanza hanno approfondito l'aspetto didattico. L'esempio di Caterina che si raccontava, di una ragazza che invertiva le sillabe e che secondo i test psicometrici faceva 86 errori, in realtà il test non era sufficiente, occorreva un approfondimento in più. La scienza è questo, è un uscire per causas, cioè regredire dagli effetti alle cause, e il buon diagnosta deve interpretare i dati. Per interpretare i dati deve avere anche lui elementi di conoscenza, quindi noi miglioreremo sempre più se ci sarà una sinergia tra la scuola, la pedagogia, la psicologia e la medicina.